Farfalla Gialla. Terezín è una città della Repubblica Ceca che si trova a 60 km da Praga. Durante il periodo nazista, la città è stata la sede di un campo di concentramento che ha ospitato anche molti bambini e detenuti adulti si sono adoperati per far loro continuare gli studi, nonostante quella situazione terribile. In particolare, l'insegnante d'arte Friedel Dicker Brains creò una scuola di disegno per bambini e molti dei dipinti sono stati conservati e ancora oggi si possono ammirare. Tra i disegni realizzati durante le lezioni della Friedel, uno che raffigurava una farfalla gialla è diventato molto noto perché è stato citato dalla senatrice Liliana Segre nel suo discorso alle Nazioni Unite durante il Giorno della Memoria del 2020. La farfalla gialla del disegno è diventata un simbolo di speranza e di libertà, perché potendo volare era l'unico essere che poteva superare il filo spinato e uscire dal campo di concentramento.